Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao. Questa sera parliamo di campi, siamo rimasti a San Leo perché c'è stato così segnalato, sottolineato, che questo campo che un tempo era dell'associazione calcio San Leo? Sì. E poi Chimera? Chimera, poi Orange, poi di nessuno. Yellow? No. Perché è completamente chiuso e non viene utilizzato. Qui ci fu delle... Sempre la tagliano però. Sì. Ci fu della diatriba con i residenti a suo tempo. Perché? Perché non volevano, fecero smontare tutti i box e tutti i capannoni che utilizzavano appunto come struttura per fare la festa qui a San Leo e per fare appunto. Ah già, la facevano qui la festa, sì, bravo. Sì. E i residenti, ci fu una denuncia da parte dei residenti. E siccome come tutte le associazioni era tutto abusivo, dovettero smontare il tutto e da allora è sparito. Addirittura allora Chimera andò a Prato Antico e giù in via Darwin e qui fu abbandonato appunto per questo motivo qui. Poi è stato fatto il pallaio là davanti, è molto bello, però non so, sembra è chiuso completamente, non viene utilizzato. Hanno rifatto un cancello, ci è stato detto. Sicuramente perché la società sportiva a San Leo non c'è più e non c'è società sportiva che lo gestisce, essendo un campo poi sicuramente non regolamentare, no. Vedi, quindi era un campetto soltanto da gioco per i ragazzi, non ho capito perché qui c'è tante case, forse ne avrebbero anche bisogno. Eh sì, visto che si parla spesso che non ci sono i campi, però non ci sono le gavette. Qui che c'è e non viene utilizzato, i ragazzi non so dove vanno. Ma una volta qui sempre ci dicono, ci vogliono fare un supermercato tanti anni fa. Ah, non lo so, questo non lo so. Qualche amministratore precedente. E in effetti il supermercato a San Leo non c'è. Quindi perché ti è venuta un'idea? Ci poteva anche venire. C'è questa aria verde piuttosto. Sì, tanto, se nel mercato ce n'è anche troppi. Comunque, dai. A proposito di campi poco utilizzati, invece pare che l'altro che hai detto di Prato Antico adesso viene dato in gestione, in affitto. Sì, sì. Viene dato, è aperto. La struttura immobiliare è stata data a una società che fornisce pasti e così via. Prepara pasti, quindi. E il campo sportivo viene utilizzato dalle società sportive. E poi c'è quella questione dove eravamo già stati, forse riusciamo anche a recuperare, forse, perché non so se nei nostri archivi riusciamo a pescare il momento che siamo andati più di un anno fa a Policiano, dove però mi dicono gli amici della polisportiva che sono lì in zona e loro controllano tutto, perché la polisportiva Policiano lì ci sono i tanti sinatti che sono i veri, le sentinelle di Policiano, che salutiamo con affetto, e mi dicevano che il... che è sempre così, nel senso che questo campo da rugby usato un tempo dagli arieti rugby, pare che c'erano delle irregolarità anche lì solite dove ci sono in queste strutture ed è lasciato così come l'abbiamo trovato, insomma, quindi inutilizzato. Ho capito, e anche la pista di... Quella di Sant'Andrea Pigli, la ciclopista, sì, che fu inaugurata da Fanfani, che girava in bicicletta, ricordi, poi c'erano tutti quei giri in bicicletta, e anche lì dovevano farci il kart, poi anche lì non si fa più, mi sa. A carte non vogliono i residenti, creano problemi. Quindi anche lì era una bella, cioè bella in quella gara. È bella, soltanto che anche quella rimarrà utilizzata, cresce dall'Elba. E non, sapevo del carte, l'interessamento del carte, perché li conosco molto bene, e speravano, però dopo c'è stata la problematica dei vicini, per cui non hanno, il comune di Arezzo non gliel'ha più data. È un peccato perché si dice sempre che mancano le strutture sportive, in realtà ci sarebbero anche, ma... chiuso, inutilizzato. Sai, d'altronde in un paese come questo ci dovrebbe essere una società sportiva, una Pro Loco, che comunque sia lo gestisce, ci fa qualcosa. Se non c'è nessuno, il comune non ha la possibilità di poter gestire direttamente, che ci manda qui un custode. Quindi o si creano a livello locale strutture e associazioni che gestiscono queste cose, se no, altrimenti succede come questo, il campo rimane chiuso. Ci vediamo domani. Ciao.